Dopodiché mettiamo degli aromi, aromi sempre naturali, però già macinati, proprio sottili. Cosa rende una porchetta davvero speciale? Il tipo di carne, la lavorazione, qual è il segreto? Allora, il segreto intanto è il tipo di allevamento che facciamo della porchetta allo stato bravo. Quella è la cosa, la base principale. Dopodiché gli aromi è uno degli altri segreti, però ognuno di noi li aromatizziamo al nostro gusto, al nostro piacere. Però la base è la carne. Ecco, chi viene a Floresta trova la materia prima di qualità. Infatti, Floresta sopravvive solo per questo, perché riusciamo ad avere la materia prima che chi l'assaggia non riesce a dimenticarla e quindi ritorna a cercarci. E adesso iniziamo a legare. Questo non è un suino d'allevamento? No. Io a Floresta suino d'allevamento ne circolano poco e niente. Qua parliamo solo suino nero. Qual è la differenza tra il suino nero e Nebrodi e un suino d'allevamento? Beh, la differenza è che tanto il suino nero riusciamo ad allevarlo fuori in qualsiasi periodo dell'anno. Il suino d'allevamento, il suino bianco, non è facile allevarlo fuori allo stesso modo del suino nero, perché la resistenza dell'animale è diversa. Il suino nero riesce ad abituarsi, se non trova niente, a mangiare la paglia, il fieno, la qualsiasi cosa. Il suino bianco ha bisogno di un'alimentazione un po' più forzata rispetto al suino nero. Stiamo procedendo con la fase della legatura? Sì, praticamente già siamo nella fase finale, che la stiamo legando e siamo pronti a cucinarla. E come si lega? Bisogna, intanto, che tipo di materiale utilizzo? Uno spago? No, usiamo lo spago, viene usato lo spago per alimenti, diciamo, e viene arrotolato. Una volta li facevamo legati, diciamo, cuciti, dopodiché insomma, li stiamo facendo così legati che ci sbrighiamo un po' prima e già abbiamo la porchetta pronta. Ecco, ricordiamo cosa abbiamo messo dentro? Allora, intanto abbiamo messo sale, dopodiché un po' di pepe nero, finocchietto e degli aromi naturali tritati. Quindi la nostra porchetta è quasi pronta per essere cotta? Sì, questa stanotte verrà cotta e domani verranno fatti i panini con la porchetta. Abbiamo visto che sono state tolte tutte le ossa, perché quando bisogna fare il panino con la porchetta bisogna stare attenti. È sfido, chiunque mangerebbe un panino e si ritroverebbe un osso in mezzo al panino. Non sarebbe una cosa bella. Anche la cottura è una delle fasi più importanti? Sì, la cottura è molto importante, perché dobbiamo stare attenti soprattutto che viene messa nei panini. La cotenna deve rimanere morbida e non croccante, perché altrimenti nel panino poi si perde il gusto di mangiare. Sarà una cottura lenta? Sì, sarà una cottura lenta, parliamo di 6-7 ore di cottura una porchetta del genere, quindi è molto lenta. No, questa sarà pronta per domani? Questa domani a pranzo sarà pronta. No, chi vuole mangiare una buona porchetta deve venire? A Floresta, in Piazza Umberto.